abbiamo deciso, sì, anche quest'anno di regalare ai più piccoli, in occasione delle festività natalizie, questo momento di comunità, di condivisione con loro e le loro famiglie. Ovviamente un ringraziamento va soprattutto agli operatori che ogni anno rendono questo appuntamento ormai sempre più bello e piacevole per tutta la comunità bitontina. E con questo spirito che l'assessorato al welfare ha organizzato la festa di Natale con il progetto Lo Scrigno dei Talenti, che vede coinvolti 250 ragazzi e le loro famiglie. Quest'anno ha visto l'animazione della compagnia teatrale barese Compagnia della Deliranza all'interno di Palazzo di Città. Importante la partecipazione di associazioni, parrocchie e volontari che affiancano il comune nelle attività volte al benessere dei cittadini. L'associazione La Macina fa da capofila quest'anno all'interno di questo progetto, cioè coordina in rete con i servizi sociali, le famiglie e le scuole l'intero progetto, a cui fanno capo appunto tutte altre associazioni storiche di partecipazione rispetto al progetto e le realtà parrocchiali del territorio. L'attenzione che abbiamo anche nei confronti delle famiglie che faranno anche con noi un percorso teso insomma un po' alla condivisione di una serie di valori, quindi ci saranno dei percorsi proprio pensati appositamente insomma per loro, e l'anno scorso ha avuto una bella risonanza anche questo tipo di proposta fatta alle famiglie. E solo un grazie agli operatori da parte di tutto l'ente comunale, perché come ho sempre detto per noi questo progetto e loro insomma in particolare sono un'antenna sociale sul territorio, e quindi sono coloro che sul territorio riescono a cogliere quelle situazioni diciamo un po' più problematiche, attenzionandole e quindi poi anche segnalandole ai servizi per trovare soluzioni insomma più idonee.